La prima sfida. Sta intrappolati nei suoi assurdi giochi. Vuole farci perdere a qualunque costo. Rispetta le regole del gioco della memoria. Pruzza il profumo su di te. Sta leggendo qualcosa. Ciao Isabella, sei davvero forte e speciale. Dei fiori. Dottor Timoti. Oh, il dottor Timoti è innamorato, è una cosa assurda. Che cosa è successo qui? Ops. Non mi sono ammanettato, non posso nemmeno muovermi. Potete chiedermi solo 10 lettere. Ho ammanettato Eric perché è divertente. Scriviamo una bella A. C'è la M? No, non c'è. C'è la lettera R. Riuscirò a sconfiggervi. Aspetta, ma è inquietante questa cosa. Non ci posso credere. E questi cosa sono? Sono bellissime! Hanno delle luci sopra, di lato. A che cosa servono? Wow! Davvero belli! Somigliano tanto a quelle dell'altra volta, però sono più belle e tecnologiche, molto tecnologiche. O almeno credo. Certo, sono più piccole, ma... Chissà che cosa nascondono. Ah! Giusto, c'è un foglio qui. Dovrei proprio leggerlo. Questi sparano raggi laser. Che cosa? Sbaglio o c'è scritto raggi laser? Wow! Aspettate però, continuo qui. Dice, adesso le cose si fanno più difficili. Questo non promette nulla di buono. Questo è un nuovo regalo del dottor Timothy. Non c'è alcun dubbio, e questo significa che ci sarà una nuova sfida. Però, come avete visto, sono solo. Dominique ancora non se n'è accorta. Questo significa che potrei approfittarne. Potrei provarle. Anche se Dominique non vorrà di sicuro. Non vuole mai. Dice che bisogna fare attenzione con quello che arriva da Timothy, perché può essere qualcosa di pericoloso. Però magari potrei soltanto toccarle. Ecco, l'ho toccato. Non mi è successo nulla. Certo, ha ragione. Può essere pericoloso. E questo suono? Oh no, non dirmi che è perché l'ho toccato. Beh, a me sembra tutto a posto. Allora la posso prendere. Wow. Forse dovrei rimetterla a posto. O forse... dovrei provarla un attimino, ma non su di me, ma su qualcos'altro magari sì. Solo una prova, giusto per vedere che cosa fa, cosa succede. Dominique non lo saprà e non dovrà saperlo. Ecco, vado. Sì. Ehi! Che c'è? Che c'è? Cosa c'è? Con cosa mi stai parlando? Cos'è questa cosa che ho in mano? Questa cosa strana, come c'è finita? Eric, da dove l'hai presa? Ce n'è un'altra. Davvero non chiedermi nulla, perché io non so niente su queste cose che sparano raggi laser. Cosa che sparano? Niente, non sparano nulla. Hai detto raggi laser e tu come lo sai? Eric, le hai provate? Mettila subito giù. Va bene, però calmo, ok? La metto giù. Non l'ho provata, no. E la verità è che, insomma, io ho trovato anche questo insieme a loro. Da qui? Oh no, questo sembra davvero qualcosa di serio e di difficile. Eric, le hai provate? Di nuovo, te lo dico sempre di non provarle, può essere pericoloso. Non ho provato nulla. Davvero, non le ho provate. Le avrei provate se solo fossi arrivato un secondo dopo. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo? Dinsieme. Fermo! Che fai? Niente! Fa solo parte del ballo quello che ho fatto. Parte del ballo, ok? Non volevo mica usarle, forse. Metti giù. Certo. Ci risiamo ragazzi. Stavolta che cosa si è inventato quel pazzo del dottor Timothy? Che cosa vuole che facciamo con quelle lì? Raggi laser, ma è pericoloso. Che cosa possiamo mai fare con... Riuscirete a colpire il dottor Timothy con i raggi laser? Attenzione perché scappa. Cosa? Aspetta un attimo. Riuscirete a colpire il dottor Timothy? Dov'è il dottor Timothy? Scappa? Dov'è il dottor Timothy? Ehi, dove sei? Timothy, esci fuori. Dobbiamo colpirlo con i raggi laser. Ma fanno male. E dov'è? È nascosto da qualche parte. Qui... Ah! Che cos'è? Oh mio Dio. È il Dottor Timothy, o meglio, la maschera del Dottor Timothy. Va ovunque nella TV. Si muove. Ah, ecco dov'è il Dottor Timothy. E dobbiamo colpire quello lì. Beh, se è apparso. Che cosa strana. Si muove, va su, giù, destra, sinistra, in maniera casuale. Un po' inquietante. Io penso che il Dottor Timothy dovrebbe finirla di hackerarci la televisione. Comunque, ci siamo. Questo è quello che dobbiamo fare oggi. Dovremmo colpire quella faccina che si muove, con quelli. Aspetta, ma a me non sembra così difficile. Anzi, mi sembra facilissimo. Beh, effettivamente se non dobbiamo fare altro che prendere una di queste e colpirlo, si può fare. Si muove, ma è fattibile. Dimenticavo, per vincere dovete colpirlo da una distanza di almeno 4 metri. Cazzo! 4 metri! Ah, ecco la fregatura, come al solito. 4 metri! Ora sì che le cose cambiano. Aspetta un attimo, Dominique, ma quanto sono 4 metri? Beh, dovremmo misurare, penso. Misurarlo noi! Dobbiamo fare anche questo lavoro. Scusa, Dottor Timothy, ma potevi anche farlo tu. Dai, Eric, non lamentarti, andiamo. Va a prendere un metro. Non ho ancora nemmeno idea di come funzionano quegli aggeggini, ma non ci resta che provare. Dobbiamo vincere a tutti i costi anche stavolta. Voi ragazzi lasciate like a questo video se volete aiutarci a fermare il Dottor Timothy una volta e per tutte, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Ma a che ti servono tutte quelle cose? Dovevi solo misurare 4 metri. Un livello. Non devi mica farlo dritto. Vabbè, dai, misura. Dalla televisione, 4 metri, io te lo tengo qui. 3 metri qui, è finito, 3 metri. Ok, 3 metri lì, 4 metri, da qui sono più o meno... Ah, qui! Nella porta! Beh, mio caro, bastava anche dire soltanto nella porta, no? Ok, e adesso cosa fai? È dritto. Ma cosa, il pavimento? Certo che è dritto, dai, Eric, posa tutto! Okay. È decisamente il momento di usarli per davvero. Tieni, e fanne buon uso. Non vedevo l'ora! Non vedevo l'ora! Ti saltare, vieni qui, dietro la porta. Ok, lungo la linea. 4 metri sono nella linea della porta. L'importante è non superare questo spazio. Questa qui. Ok, ma sai come funziona? Prendo la mira e colpisco. Ok, ma... È facile, basta cliccare qui, no? Qui ci sono anche delle luci. Cosa sono? Boh, prova. Dai, buona fortuna. Mi raccomando, prendi la mira. Lo sai che ormai i bersagli possono solo temermi. Speriamo. Vai, riuscite a seguire la faccina? Io mi metto qui avanti. Vai, vai, non colpirmi. Non colpirmi. Qualunque cosa esca da quegli aggeggi, ho paura. Vai. Fermo. Vai. Fermo. Stai fermo! Che è successo? L'hai preso o non l'hai preso? E quindi tu hai visto qualcosa? L'ho preso. Ma che dici, Eric? Se l'avessi preso starebbe fermo, penso. Ma tu per caso hai visto qualcosa che usciva da qui? Un raggio, un fascio luminoso, qualcosa, un laser potentissimo. Non ha distrutto niente però. No, io non ho visto niente. Voi avete visto qualcosa? Forse non si vede. Forse... succede qualcosa solo quando lo colpiamo. Ok, voglio provare anch'io. Se non succede niente di male. Spostati, Eric. Ok. Tocca a me. Bene, Timothy. Dai. Tu provi a scappare. Ma non puoi farcela. Aspetta. Fatti valere, Dominique. Di là? No, di qua. Di là. Di qua. Di... Dai! Quindi? Ma anche se questo colpo... Ho dimenticato la linea. Non l'hai preso. E meno male. Altrimenti avevo barato. Torniamo qui. Va bene. Riprovo subito. Vado. Posso farcela? Non dimenticare il destino. Spostati. Ok. Vado. Dai. Sta un po' fermo. Perché si muove così tanto? Stai fermo. Timothy, stai fermo. Vado. 1, 2. L'hai colpito? Niente. Non succede nulla. Ah, ci sono. Ho un'idea. Scusa, se lui si muove inizio a colpire a raffica. Lo prenderò sicuro. Okay. Vado a raffica. Vado. Che c'è? Dominique, che c'è? Ti sei rotta? È cambiato, è diventato giallo. Oh sì, la prima luce è diventata gialla, ma prima era verde. Ho fatto qualcosa che non va? È vietato colpire a raffica, forse? Beh, Dominique, effettivamente non ha detto che possiamo provare all'infinito. Quindi forse... Forse scusate, potrebbe smettere di funzionare ad un certo punto, visto che solitamente ci dà soltanto dei tentativi. Essendo laser potrebbe scaricarsi. Lo sviluppatore laser che sta all'interno potrebbe consumare batteria. E io già sono in giallo! E peggio del giallo c'è solo il rosso. Ausa tua! La mia sta scaricando. Che fortuna! Che cosa? Che mi hai fatto vedere che si scarica. Così non spreco più colpi, sto più attento e cerco di colpirlo ancora di più. Ok, vinci per entrambi, mi raccomando. Concentrati e cerca di colpirlo. Dominique, chi è entrambi? Noi due, intendo noi due. Ah, giusto, ok Dominique. No, devi colpire lui. Sì. Ah, giusto, ok dottor Timothy. Vado, fermo, stai fermo. Niente. Ma fa qualcosa se lo colpisco, no? Beh, penso di sì. Sai, a me sembrava proprio vicinissimo il colpo. Dominique, ma scusa un attimo. Io mi fido del dottor Timothy. Non è vero. Come facciamo a sapere che non ci sta truffando? Non lo so, proviamo. Noi cerchiamo di rimanere concentrati. Riprovo io. Devo semplicemente anticipare le sue mosse. Destra, centro, sinistra. Centro, sinistra, destra. Centro, destra, sinistra, destra, destra. Oh mio Dio. È andato a destra, ma non l'ho preso. No. È andato a destra sotto, io ho colpito verso destra sopra. Ok, è davvero difficile centrarlo da tutta questa distanza. Dominique, vai avanti tu. Io voglio ancora studiarmi una strategia. Proviamo, ma comincio a pensare che sia davvero difficile. Vado, Ok, concentrazione Dominique. Puoi farcela. Parlo per tutti noi. Abbiamo colpito qualunque cosa l'altra volta con quei nerf. Possiamo farcela anche col laser. Vai, vai. No. Colpito? Colpito? Ehi, Timothy! No, non l'ho preso. Le cose qui si mettono molto male. Sei sicura che ce la faremo? Ragazzi, secondo voi riusciremo a vincere questa volta? Oh, ma da dove si è inventato questa stupidaggine? Dobbiamo vincere. Allora, concentrazione. Mettiamoci fermi. Adesso va al centro. Oh, ne sono sicuro, va al centro. Va al centro? Va al centro, sì. Eric, cerca di non distrarmi. Va al centro. Devo concentrarmi, zitto. Ok. Centro. Basta! Va bene, scusa. Vado. Posso farcela? Dai. Accidenti, ma è impossibile! Che cosa stai facendo? Eric, sei troppo vicino! Eric! Ehi! Eric, vuoi farci perdere? Cosa fai? Sto prendendo la mira. Sto imparando tutti i passi a memoria. In questo modo posso sicuramente colpirlo. Oh sì che posso. O il muro colpirà te. Oh dai, concentrati, mettiti dietro la linea. Forza, speriamo bene, speriamo bene. Stavolta siamo fritti, stavolta siamo fritti. Sono gialli. E beh, hai colpito 3 volte a vuoto. Riprovo. Ci vado vicino, lo so, lo so. In qualche dubbio. Dai, Dominique. Ok, mi tolgo. Vado. No, niente. Sto cominciando a sudare. A sudare freddo, guarda. Anche noi. Vado. Concentrati, Dominique. Oh. È rosso, è rosso. La freccia è rosso. Sei fuori? Sei fuori? No. Penso che ancora funzioni, no? Ho capito, come l'auto. Quando nell'auto si accende la spia rossa ti sta dicendo ehi, vai a mettere benzina. Però se sei fortunato ci arrivi dal distributore. Se sei fortunato. Beh, tanto ne vale provare. Almeno capiremo come funziona. E rimane sempre il tuo. Vado, mi concentro. Posso farcela. Oh, mi mette ansia questa luce rossa. Vado. Ha smesso di lampeggiare. È una cosa positiva o una cosa negativa? Forse è tipo l'ultimo colpo o qualcosa del genere. Fai fare ai professionisti, Dominique. Fai fare a me. Che ansia è? Dottor Timothy, tu stai mettendo in difficoltà i miei compagni. Di chi parli? Non posso permetterlo. Eric, sta fermo. Oh no. Nei guai fino al collo stavolta. Stavolta è la volta buona che vince. Stavolta vince il dottor Timothy. Non ce la faremo mai continuando così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma che fai? 1, 2, 3, 4, Dominique, 5, 6, cosa fai? 8, 9, 10, destra, sinistra, giù, lì, là. Ok, vai, ok, ci sono. Ma... Lì. È come i corsi di danza. Sì. Ok. Sì. È come fare TikTok. Dominique? Sì? Devi colpirlo, ok? Aspetta, sto studiando la strategia giusta. Non possiamo colpire a caso, fa fare a me. Vedrai che ce la facciamo. Sono brava io, ormai mi sono esercitata con TikTok. A me sembra pazza. Sì? E adesso cosa c'entra TikTok? Sì. Comunque se non ci seguite ci trovate come Dinsieme.official. Dominique! Ci siamo? Dinsieme.official, dicevo. Lo so, l'ho imparato a memoria. Ora spostati, fa fare a me. Vedrai che stavolta ce la faccio. Vabbè, eccolo qui. Vado. Stavolta, ragazzi, sono sicura di quello che dico. Prendiamo la posizione. Tu resta lì a guardare. Fammi concentrare. Io so quello che faccio. Lì? Sì. Ok. Ci siamo? Sto riconoscendo tutti i passi. Sì. Aspetta. Dominique, rimani concentrata. Vai, Dominique. Puoi farcela. Oh, piano coi colpi, Dominique. Ci sono. Lì! Oh! Colpito! Ho detto colpito! Sì, l'ho colpito! Non ci credo, come hai fatto? Sì! Dominique, ma come hai fatto? Sei stato incredibile! Spiegaci il tuo trucco! Voglio riuscirci anch'io! È incredibile, l'avete visto, ragazzi? Si è messa qui, l'ha studiato e ha veramente imparato! Dominique, dai! Spiegamelo! Voglio imparare! Allora io... Come hai fatto? Dillo. Ho cercato di memorizzarlo. Dillo, maestra. Sì. Dillo. E poi io quando stavo per colpire... Sì, che hai fatto? L'ho preso totalmente a caso, Eric. Non lo so cosa ho fatto. La verità è che l'ho preso totalmente a caso. Non lo so, io ho provato a impararlo, però poi mi stavo confondendo. Non c'è più nulla. Vuoi dirmi che abbiamo vinto per fortuna? Per puro caso? E tutta quella scena che cos'era? Beh, io ci ho provato, però devo essere sincera, sì. Ho vinto per puro caso. Fortuna! Ma su via, tutto è bene quel che finisce bene. Oh mamma, che ansia. Finisce bene, ma per stavolta. Insieme.